Dal service Pesaro calcia 5, caos Reggio Emilia, un primo tempo, lo ricordiamo per chi si fosse collegato solamente in questo momento, Ital Service 2 caos Reggio Emilia 0, le reti per Ital Service di Marcelinho all'ottavo minuto e poi il raddoppio di Manfroi al dodicesimo. Vediamo che il caos rientra con Molitierno, Titon, Fitz, Tuli. Va bene. E il numero 20 Avellino, mentre l'Ital Service rientra con Marcelinho, Cesaroni, Tony Dandel, Jones, e prima era in quintetto Manfroi. Vediamo infatti un Manfroi che entra proprio in questo momento sul terreno di gioco. Il secondo tempo che riprenderà con il calcio d'inizio dell'Ital Service. E due squadre sono sistemate con il direttore di gara che fa una zona che si può iniziare. Fischia proprio in questo momento, quindi riparte il secondo tempo di Ital Service Pesaro calcio 5, caos Reggio Emilia, con l'Ital Service che gioca il pallone con Cesaroni. La pressione subito alta da parte delle caos, che recupera con Tuli. Avellino allarga a sinistra per Titon, cerca con una finta di rientrare sulle destre per poi calciare, recupero però palla Cesaroni e allora Jones, buone per Tony Dandelle che controlla il pallone con il petto, poi arriva Fizzi in copertura e allora con il fisico sempre a difendere il pallone, dotato di grandissime doti fisiche Fitz. Qui la chiusura di Manfroi, poi Cesaroni mette giù con il petto, subisce anche un tocco duro da dietro da parte di Tuli, con Cesaroni che va a terra, si tocca la spalla qua Cesaroni, toccato duro da dietro, l'Ital Service che ha messo fuori il pallone. La rimessa laterale è per il caos, che molto sportivamente, gesto di fair play, restituisce il pallone sul fondo all'Ital Service. Lo fa Tuli. Due le reti messe a segno da Tuli in queste prime tre partite giocate dal caos. Cesaroni per Marcelinho, la pressione alta del caos che riparte come aveva iniziato la partita. Il tacco con la suola di Tony Dandelle, palla però che esce, non riesce ad arrivare sul pallone Marcelinho. Ed ora riparte il caos con Titon che allarga il pallone a sinistra per Moliterno e poi Tuli, poi di nuovo per Titon, ancora le finte, prova il tiro, palla però che gli rimbalza prima di impattare con la sfera e poi pallone che termina fuori e di molto. Riprenderà l'Ital Service con la rimessa da parte di Jones, che gioca il pallone con le mani, lo fa per Tony Dandelle. Tony Dandelle torna da Marcelinho, uomo più arretrato, poi Cesaroni di nuovo a sinistra per Marcelinho, va a terra Tuli, però non c'è nulla, la palla per Cesaroni dentro per Tony Dandelle, palla però che non passa, fa su il pallone Molitierno. Allora la ripartenza del caos con Fitz, ancora Fitz dentro per Avellino che prova la girata di destra, la chiusura da parte di Marcelinho, c'è la rimessa laterale per il caos. 18-33 al termine della gara, 2-0 sempre per l'Ital Service. Si è ripreso a giocare 2 minuti e mezzo in questo secondo tempo, va a terra Tuli, è la seconda volta che Tuli va a terra. I giocatori dell'Ital Service si lamentano con i tori di gara, lamentando una simulazione del numero 6 del caos Reggio Emilia. Tuli che parla proprio in questo momento con il direttore di gara, con Jones che clamorosamente rinvia il pallone su Tuli. Tuli trova il 2-1, errore da parte di Jones al secondo minuto di questo secondo tempo. Il rinvio da parte di Jones direttamente sui piedi di Tuli che accorcia le distanze, davvero un errore che non ci voleva per la squadra di Ramiro, perché fa al caos riaccorciare le distanze ma ridà anche fiducia sicuramente alla squadra di Alonso. Subito l'Ital Service, davvero una rete inaspettata, non perché il caos aveva avuto il caos l'occasione nel primo tempo, ma questa rete è arrivata davvero in una maniera molto sfortunata per l'Ital Service. È cambiato il punteggio, quindi Ital Service 2 caos 1. Attenzione Fitz, gioca con la suola per Titon, la palla però recuperata da Marcelinho che allarga a destra per Cesaroni, poi Tony Dandelli, recupero da parte di Tuli, attenzione il pallone per Titon, il tiro Titon, Jones si rifà subito con una grande parata, poi Cesaroni, la palla che rimbalza e termina fuori, c'è stata la deviazione da parte di Titon. Vediamo che il caos è stato subito rigenerato, ha trovato nuova energia da questa rete inaspettata da parte di Tuli.
di nuovo il pallone per Marcelinho. Marcelinho prova a partire lui. Ancora Marcinho che calcia con il destro, la ribattuta da parte di Molitierno, il contropiede delle Caos con Fitz che si dimentica per un momento il pallone, poi lo perde del tutto. Riparte allora l'Ital Service e lo fa con Manfroi. Manfroi ancora va sul fondo, la palla ribattuta, sarà rimessa laterale per l'Ital Service. Anzi, calcio d'angolo per l'Ital Service con Cesaroni che gioca all'indietro per Manfroi. Troppo arretrato il pallone che arriva addirittura a Jones che poi lo gioca con i piedi da Manfroi per Cesaroni. Allora ancora Cesaroni che con una serie di finte di corpo la gioca a larga a sinistra per Manfroi che prova ad andare dentro da Cesaroni. Era buona l'idea da parte di Manfroi, infatti anche Cesaroni sino d'intesa non ne riesce ad arrivare però sul pallone. Il rinvio lungo da parte di Molitierno, Manfroi bravo di testa a prolungare direttamente per Jones, poi Toni Dandelle. Riparte allora Pesaro con Cesaroni per Toni Dandelle, largo a sinistra, si accentra il capitano dell'Ital Service, gioca per Manfroi, attenzione a Manfroi, una serie di finte, rientra poi per calzare, cincisca un po' col pallone, alla fine la rimessa è per il Caos. Sono trascorsi 3 minuti nel corso di questo secondo tempo. Il Caos ha trovato la rete con Tuli per raccrociare le distanze, 2-1 in favore dell'Ital Service. Pesaro calcio a 5, è rientrato sul terreno di gioco anche Schinina per il Caos. Titon gioca per Fitz, ora una serie un po' più lenta da parte di entrambe le squadre di cambi. La rimessa laterale per il Caos, subito giocata da Avelino, di nuovo rimessa, ancora il pallone per Schinina che calcia, c'è stata una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo per il Caos che ha iniziato meglio di Little Service in questo secondo tempo. Il pallone per Fizzi, il recupero per la parte di Marcelinho, attenzione al contropiede di Marcelinho, veloce Marcelinho, veloce anche Fizzi che gioca con una mano e lascia cadere Marcelinho, non c'è nulla, semplice contatto, secondo il direttore di gara. Può ripartire allora il Caos, lo fa con Schinina che gioca male il pallone, mentre qui intanto Ramiro ha mandato a scaldare anche il secondo portiere Miraglia, che secondo non è, ma in questa gerarchia iniziali è Jones il titolare. Con l'Ital Service che effettua i primi cambi di questo secondo tempo, entrano Stringari, Asensio e Boaventura, resta in campo solamente Toni Dandelle, escono Cesaroni, Marcelinho e Manfroi. Vediamo la pressione alta delle Caos con Jones che esce dai pali largo a destra, deve stare attento in questa situazione l'Ital Service, ha già pagato Dazio con l'errore da parte di Jones, la rete dell'1-2 realizzata dalle Caos per accorciare le distanze. La medica e Miraglia che stanno effettuando il riscaldamento con Toni Dandelle che preferisce andare al rinvio lungo per Boaventura, la chiusura da parte di Avelino, il pallone per Kakà, la chiusura anche di Asensio, l'ultimo a toccare è proprio il numero 8 in maglia bianca e la rimessa è per il Caos con Kakà che la gioca subito per Schinina, il pallone per Avellino. Avelino che allarga il pallone a destra proprio per Schinina che con la suola la rilascia per Avelino che però non riesce a controllare il pallone, sarà rimessa laterale anche se Stringari esce dal terreno di gioco, non ce la fa Guillermo Stringari, zoppica ancora per il colpo subito nel primo tempo l'intervento di Tuli e quindi rientra sul terreno di gioco Giacomo Lamedica con il Terservice in possesso di palla con Boaventura che controlla male il pallone, Ramiro che prova a scuotere i suoi che hanno un po' subito la rete di questo dell'1-2, la rete di Tuli che ha accorciato le distanze per il Caos ma ha dato nuova energia alla squadra di Alonso e ne ha fatto un po' perdere la squadra di Ramiro con Kakà che allarga il pallone per Titon, di nuovo per Kakà che arpiona il pallone, il tunnel anche su Toni Dandelli, il pallone poi per Garrido, il rimpallo favorisce ancora il Caos largo a destra dalle numero 8 Schinina, prova a chiudere su di lui la medica, la palla dentro per Kakà troppo lunga, non riesce ad intervenire, Ramiro applaude la medica per l'ottima difesa nell'uno contro uno con Schinina, sarà il rinvio dal fondo per Little Service che riparte da dietro, lo fa con Asensio che allarga per Boaventura, il pallone per Toni Dandelle, il gioco per Asensio, poi Boaventura di nuovo largo a destra per Asensio, movimento di Lamedica, tagliare davanti ad Asensio, la palla per dietro per Boaventura, poi per Toni Dandelle che non riesce a controllare benissimo il pallone anche se c'è una deviazione e quindi la rimessa laterale è per Little Service. Rimessa laterale
giocata per Boaventura, poi il pallone per Asensio che gioca però troppo lungo, il pallone per la Medica. 15 minuti 19 secondi ancora nel corso di questo secondo tempo, 2-1 in favore dell'Ital Service. Ital Service assegna entrambe le volte nel primo tempo, ha accorciato le distanze delle Caos in questo inizio di secondo tempo con la rete di Turi dopo un rinvio sbagliato da parte di Jones che ha rimpallato sulle gambe di Turi, terminato in rete, mentre qui Asensio lotta, la palla che passa, poi proprio Jones a calzare con i piedi, la palla che parte alta. Vediamo che Ramiro parla però con Miraglia, sempre intenzionato a cambiare il portiere, magari per cambiare anche qualcosa. Un Miraglia che è molto bravo a giocare con i piedi. Vediamo infatti proprio Miraglia che è pronto ad entrare, vediamo proprio a bordo campo, sarà lui il prossimo cambio dell'Ital Service. La giocata intanto delle Caos per Fuseri che va a terra, c'è il fallo da parte di Boaventura, del primo fallo dell'Ital Service e il primo fallo anche di questo secondo tempo in generale. Riprende a giocare il Caos con il pallone per Kakà, uno contro uno con Asensio, paga in centimetri in chili Asensio, ma Kakà spara alto con il destro, rientra intanto Manfroi per Tony Dandelle con Jones che per il momento resta tra i pali anche se è pronto Miraglia. Intanto qui Manfroi al giocare il pallone per Asensio che lo controlla con il petto, lo mette giù bene, ancora Asensio dentro per la Medica, chiama calma Ramiro, ma l'Ital Service perde palla con Kakà, il tiro, Jones lo tiene sulla botta potente di Kakà, attenzione al contropiede dell'Ital Service con Boaventura allarga per Asensio, dentro la Medica, la palla salvata da Kakà sulla riga, attenzione alla ripresa proprio del numero 14, il capitano che prova a toccare in mezzo, chiede anche una deviazione con la mano di Manfroi, riparte l'Ital Service con Boaventura, Manfroi si lotta, ora si è rialzato improvvisamente il ritmo, Manfroi va a terra però non c'è contatto e giustamente gli arbitri non ne fischiano, con Kakà che allarga per schiena, il tiro, il deviazione di la Medica, ma davvero 30 secondi di ritmo infernale si è riaccesa dal nulla questa partita. Allora di nuovo il Caos, 14 minuti al termine della partita, il tiro da parte di Fuseri, palla che sfiora il palo, arriva il cambio del portiere con Miraglia che entra al posto di Jones, applausi comunque per Jones, un errore che macchia un po' la sua prova, dentro Miraglia gioca il pallone per Asensio, è rientrato sul terreno di gioco Marcelinho per la Medica, Manfroi per Marcelinho, poi Manfroi di nuovo perde il pallone per l'Ital Service che lo recupera subito con Boaventura, Boaventura allarga, c'è deviazione netta, deviazione da parte di Schinina, rimessa laterale per l'Ital Service con Manfroi che la gioca per Boaventura, lascia con il velo Asensio, poi Marcelinho proprio per Asensio, il tocco sotto ed è una meraviglia di Asensio, il 3-1 dell'Ital Service, un'azione meraviglia, un gol meraviglia del numero 8 Asensio. L'Ital Service torna con due reti di vantaggio al settimo minuto di questo secondo tempo ed è 3-1 per l'Ital Service, davvero gran gol di Asensio con il destro, il tocco sotto, ha provato poi a salvare sulla riga ma era troppo alta la traiettoria che è caduta al bacio nella rete, il 3-1. Vediamo che il Caos prova subito la reazione con Molitierno che allarga il pallone a sinistra per Fuseri, sale di nuovo la pressione di Ital Service, è rianimata da questa rete delle 3-1, Fitz ancora si loda a giocare, ora Asensio galvanizzato dalla rete delle 3-1, lotta con Marcelinho, va a terra Fuseri, non c'è fallo, c'è semplice rimessa laterale per il Caos, 13 minuti e 15 secondi al termine della partita, il pallone per Tuli, allora il Caos che prova a giocare di nuovo il pallone con Fuseri, di nuovo all'indietro per Tuli, ritmi che si abbassano e si alzano all'improvviso, il pallone di Avellino, giocata per Tuli che sbaglia, non si intende qui con Fitz, ora anche un po' di nervosismo, Tuli che non ha giocato una grandissima partita, ha trovato però lui la rete del momentaneo 1-2 per il Caos con Tony Dandelle che gioca per Asensio, Marcelinho per Tony Dandelle, allora il capitano prova ad andare lui da solo, gioca per Marcelinho che di prima allarga per Boaventura, allarga il campo di Ital Service, prova a velocizzare l'azione con Boaventura che gioca per Tony Dandelle, c'è una deviazione, Tony Dandelle lascia scorrere il pallone, sarà rimessa laterale per l'Ital Service,
rivela il cambio, esce l'autore della rete delle 3-1 Asensio, dentro Cesaroni che riceve proprio il pallone, la gioca per Toninelli che si fa vedere, prova a calciare, trova la deviazione di Fitz, sarà rimessa laterale ancora per il Trasservice, questa volta però in zona d'attacco. Rimessa laterale in attesa che arrivi il pallone. Vediamo Toninelli ad incaricarsi della battuta della rimessa. Toni Dandelle la gioca per Cesaroni, poi Marcelinho da ultimo uomo la gioca lui, di nuovo per Cesaroni, il pallone per Toni Dandelle che la lascia bene di suola per Boaventura, anche lui di suola per Marcelinho, la palla che passa, non c'è però deviazione da parte del Caos, semplice rinvio dallo fondo con il pallone che era uscito fuori, riparte con Toni Dandelle a chiudere sul rinvio di Molitierno, il pallone indirizzato a Fitz, 12:25 sul cronometro, rimangono da giocare in questa partita, 3-1 in favore dell'Ital Service sul Caos Reggio Emilia. Il Service che pressa con Marcinho che recupera il pallone, poi però lo perde provando a giocarlo con il tacco, ancora però il Caos ad impostare l'azione con Tuli, la pressione di Boaventura, recupera Toni Dandelle giocandola proprio per Boaventura, ancora Boaventura per Marcinho che prova a calciare con l'esterno sinistro, chiede una deviazione che però non ottiene e sarà quindi rinvio dal fondo proprio per il Caos che ora è tornato un po' a faticare ad uscire da questa pressione di Ital Service, esce ora bene però con Fitz, ancora Fitz, lascia il pallone per Tuli che calcia, trova la deviazione di Marcelinho, sarà rimessa laterale per il Caos, rientra sul terreno di gioco Manfroi, esce Boaventura, rimessa laterale per il Caos giocato da Tuli che prova il tiro, palla che passa sotto le gambe anche di Manfroi, non c'è stata nessuna deviazione, sarà semplice il rinvio dal fondo. Manfroi lo scorso anno in Belgio nelle fila del Halle Goik, 16 reti, un brasiliano naturalizzato italiano e membro della nazionale azzurra, il giocatore che quest'estate è arrivato tra le fila dell'Ital Service, allenata da Ramiro Diaz. Ital Service che riparte con Toni Dandelle, l'ultima deviazione però è proprio del capitano in maglia bianca con la maglia numero 5. Allora può ripartire il Caos con Fitz, uno contro uno con Manfroi, ancora Fitz a gestire il pallone, spalle alla porta a giocare per Tuli, ha allargato il pallone per Titon, Titon di nuovo per Fitz che cambia lato del campo, ancora la sponda per Tuli, ora è un po' chiuso il Caos, riesce però a giocare bene il pallone per Titon, di nuovo dietro per Tuli, Tuli la palla dentro per Fitz, però non si intendono i due. Ora l'Ital Service si sta difendendo bene, rientra sul terreno di gioco anche Schinina, non abbiamo ancora visto nessuna situazione di portieri in movimento da parte di entrambe le squadre, non ne ha avuto bisogno l'Ital Service che è andata in vantaggio prima con la rete di Marcinho, poi con il raddoppio di Manfroi, il Caos è riuscito ad accorciare le distanze con Tuli, poi è arrivato il 3-1 da parte di Asensio al settimo di questo secondo tempo, ancora il Caos in avanti con Fitz che gioca il pallone per Ravellino, il pallone di nuovo per Schinina, poi Fitz non controlla benissimo il pallone però riesce comunque a tenerselo incollato ai piedi, allora Ravellino per Schinina, sale di nuovo la pressione di Manfroi su Ravellino che devia il pallone, di nuovo in rimessa laterale per il Caos, gli applausi da parte di Ramiro a cui piace questa concentrazione in fase difensiva, anche qui ancora Marcelinho che in un primo momento recupera il pallone, poi però se lo allunga, di nuovo rimessa laterale per il Caos, 10 minuti e 30 secondi al termine della gara, Schinina allarga il pallone per Titon, rimane sul terreno di gioco anche Garrido per il Caos, Titon rischia un po' con il pallone, prova a recuperarlo Cesaroni, ancora rimessa laterale per il Caos che però in questo momento fatica a sfondare, si sono abbassati i ritmi con il Trasservice che in un primo momento lascia giocare per poi aumentare con la pressione, allora di nuovo Fitz, la palla dentro per Garrido, non c'è stata nessuna deviazione, sarà rimessa laterale per l'Ital Service con Ramiro che rimette subito dentro Asensio, davvero ritornata la girandola di cambi presentissima nel primo tempo per mantenere la pressione alta, il Service esce bene, palla al piede, lo fa con Marcelinho, attenzione a Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho dentro per Toni Dandelle, la parata di Molitierno a un passo dal 4-1 l'Ital Service e attenzione al contropiede di Schinina con Asensio che mette il piede e riesce ad evitare il contropiede, poi Toni Dandelle che lotta, l'ultimo a toccare è Titon e alla fine calcio d'angolo per l'Ital Service.
mentre viene fischiato un fallo ai danni del Caos per una simulazione di un giocatore, mi pare Schinina. Sarà calcio d'angolo per l'Ital Service, grande occasione per il 4-1 da parte di Marcelino. Ha giocato il pallone dietro, il tiro di Buaventura, subito però ripartenza di Caos, miraglia di testa con grande sicurezza, esce e fa solo il pallone, poi la palla che termina fuori sarà per il Caos. Schinina a giocare il pallone, attenzione qui, buono con Titon che però perde il possesso della sfera. Buaventura la gioca male per Tony Dandella, allora recupera tutto Caos con Titon. Titon dentro per Garrido, palla però troppo arretrata, non si intendono i due. Esce dal terreno di gioco Manfroi, attenzione qui perché Miraglia un po' pasticcia, attenzione alle Caos, fine rimessa laterale, poi giocata per Asensio. Intanto un problema di crampi per Manfroi che è uscito dal terreno di gioco ed è a bordo campo. Un problema di crampi per Manfroi. Continua a giocare il Caos con Garrido, il pallone per Dudu Costa, poi Titon per Schinina, si torna da Dudu Costa, ancora il Caos che ora manovra con Titon che prova ad andare, arriva la deviazione da parte di Cesaroni, rimessa laterale per il Caos. 9 minuti e 9 secondi al termine della gara, Ital Service in vantaggio per 3-1 con Titon che gioca il pallone per Garrido, allargato a destra per Schinina, può puntare anche uno contro uno Buaventura. Schinina gioca male però il pallone per Titon, poi Tornandelle trova la deviazione, la palla che passa, l'ultimo a toccare è un giocatore in maglia bianca e quindi sarà calcio d'angolo per il Caos che è pronto con Garrido alla battuta. Poteva fare meglio qui Tornandelle in uscita, rimessa laterale, non è calcio d'angolo ma a pochi metri dalla battuta del calcio d'angolo, la palla che resta lì, il tiro di Dudu Costa, ancora una deviazione che chiede Dudu Costa, deviazione che però non c'è stata secondo il direttore di gara e quindi la rimessa laterale sarà per l'Ital Service con Cesaroni che gioca il pallone per Miraglia, poi Buaventura, Buaventura per Tony Dandelle, arriva la deviazione da parte di Fusari, sarà la rimessa laterale per l'Ital Service giocata da Tony Dandelle per Buaventura, Buaventura con l'esterno, era in zona di pericolo, qui l'Ital Service chiuso dalla pressione delle Caos, Buaventura ha preferito non rischiare lanciando lungo il pallone e riparte il Caos con Dudu Costa. Entrambe le squadre hanno a disposizione il proprio timeout in questo secondo tempo, il pallone giocato da Dudu Costa che punta a Tony Dandelle, allarga per Schinina, continua il giro palla delle Caos, ancora fatica a trovare spazi nella difesa dell'Ital Service con Fusari, il tocco sotto molto bene con Garrido, Garrido la chiusura da parte di Cesaroni che poi però non trova la deviazione da parte proprio di Garrido, la rimessa laterale è sempre per il Caos quando mancano 8 minuti e 18 secondi al termine di questa gara. Ital Service che comanda con il punteggio di 3-1. Qui ancora la palla che non passa perché Dudu Costa è l'ultimo a toccare, quindi la rimessa laterale è per l'Ital Service e di nuovo pronto vediamo Marcelinho ad entrare sul terreno di gioco, ha avuto una grandissima occasione in precedenza per il 4-1 con Cesaroni che gioca il pallone per Miraglia, Miraglia di nuovo per Cesaroni ma lo fa giocandolo male e dà attenzione alle Caos che tira con Schinina, la chiusura di Tony Dandelle che prova a caricare di nuovo i suoi compagni. Un Ramiro che ha parlato proprio in questo momento con Marcelino e con la medica che sono i due pronti a rientrare sul terreno di gioco. Allora ancora il Caos con Schinina, il pallone per Fusari, nel mezzo c'è Dudu Costa, Fusari una serie di doppio passo, poi trova la deviazione di Cesaroni, ancora rimessa tra le per il Caos. Schinina dentro per Dudu Costa, il pallone per Schinina, Miraglia con la mano mette in calcio d'angolo il pallone. Sarà calcio d'angolo per il Caos, 7:48 da giocare ancora, la palla dentro, Miraglia, la deviazione, la palla che però sarà di nuovo per il Caos, sarà di nuovo calcio d'angolo. Prova un po' ad aumentare la pressione ancora il Caos, il problema è che viene messo fuori, il primo ad arrivare però è Fusari. La palla messa dietro per Molitierno, di nuovo per Fusari. Il pallone giocato
per Garrido, poi Schinina, sono tre i giocatori pronti ad entrare nelle cause, che perde il pallone, prova a ripartire con Boaventura. Boaventura, una serie di finte, vince il primo rimpallo, non vince però il secondo. Attenzione a Dudu Costa che prova a ripartire per il caos. Dudu Costa, il tiro troppo però alato, schiaccia troppo il destro qui il numero 11 del caos. Intanto esce Asensio, esce anche Boaventura, esce anche Cesaruni, dentro la medica Manfroi e Marcelinho. Il pallone proprio per Marcelinho, che lo gestisce, lo gioca per Toni Dandelle. Toni Dandelle, va bene, il tiro lato di pochissimo di Toni Dandelle, grande giocata personale del capitano. E allora attenzione, poi a ripartire il caos con Fitz, il pallone per Kakà che si gira, calza, recupera da parte di Marcelinho, la palla che resta lì per il caos, c'è un fallo fischiato, i danni di la medica, calcio di punizione, calcio di punizione, esce la medica, dentro Asensio per l'azione difensiva. Sette minuti e quattro secondi al termine della gara, 3-1 fuori del service, ma ora il caos ha un'ottima occasione con questo calcio di punizione. Boaventura e la medica pronti per rientrare sul terreno di gioco. Si è anche rialzato Jones dalla panchina, vediamo se ritornerà tra i pali per andare al posto di Miraglia in questo finale. Sul pallone c'è Schinina, due gli uomini in barriera richiesti da Miraglia, si allontana ora però Marcelinho, resta solo Manfroi in barriera, poi Schinina che lascia il tocco per Kakà, il tiro va bene, Manfroi a chiudere, poi Kakà, grande chiusura da parte di Manfroi che nonostante i crampi avuti in precedenza è rientrato a lottare in questa gara. Il cambio dentro Boaventura per Trinandelle, riesce anche Asensio e ritorna in campo Giacomo Lamedi, con Trinandelle uscito un po' acciaccato anche lui. Il pallone giocato da Miraglia, corto per Manfroi, poi la medica di nuovo per Manfroi, Marcelinho per la medica, buono il triangolo anche se Manfroi però sbaglia, il tocco largo a sinistra per Boaventura, si ritorna con il caos in possesso con Fitz. Fitz che gioca il pallone per Avellino, il pallone per Fusri, la chiusura da parte di Marcelinho sempre molto importante anche in fase di copertura, non solo in quella realizzativa, anche oggi comunque lui è andato in gol. Ancora di nuovo il caos con il possesso di palla con Fusri che allarga a destra per Fitz. Fitz va dentro, arriva la deviazione, la palla però che resta buona per il caos, sarà rimessa laterale mentre viene allontanato un membro della panchina delle caos, probabilmente per continue segnalazioni del direttore di gara, viene allontanato un membro della panchina delle caos. Quando mancano 6 minuti e 29 secondi al termine di questa partita, i tre servizi in vantaggio per 3-1. Si ritarda la ripresa del gioco con Alonso che si lamenta molto con i due direttori di gara. Kakà gioca la rimessa per Avellino, allargata per Fusari. Fusari gioca il pallone per Avellino, ancora il caos che cerca possesso di palla, buono il recupero di Lamedica che poi esce dal terreno di gioco ma riesce comunque a calciare il pallone dalle parti però di Molitierno. Prova a ripartire il caos che ora deve accelerare i tempi ma sbaglia qui Molitierno il passaggio per Fitz. Alonso prova a scuotere i suoi dalla panchina che hanno giocato meglio il primo tempo rispetto al secondo, hanno avuto molte più occasioni il caos nel primo tempo, seppur non andando in gol, hanno trovato la rete soltanto per l'errore da parte di Jones e poi la rete di Tuli. Manfroi, il lancio lungo per Boaventura che non tiene il pallone, lo recupera allora il caos con Molitierno. Il pallone per Fitz, può puntare uno contro uno la medica, sicuramente molti più chili, molti più centimetri Fitz che prova ad andare centralmente, ancora Fitz, finta il tiro, ancora Fitz il tiro, palla che però parte alto dal destro, si è fatto anche male però Fitz che poi cade a terra, probabilmente un problema di iperstensione, forse crampi anche per lui, lo ricordiamo il caos è alla quarta partita già in questo campionato perché ha già giocato l'anticipo della quarta giornata martedì 3 ottobre contro la Luparense in casa battendo 5-4 i campioni d'Italia, un anticipo dovuto al fatto che la Luparense è impegnata nella UEFA Futsal Cup mentre l'Italia Service è solamente la seconda giornata in questo campionato. L'esordio, la prima contro l'Imola Castello vinto per 7-2, poi il rinvio della partita di Latina che si doveva tenere sabato scorso e quindi sicuramente un caos più avanti, sicuramente con i minuti nelle gambe ma anche più stanco, e lo vediamo da questa uscita dal campo di Fitz, anche crampi per lui, gli avuti in presenza Manfroi per l'Ital Service. Va detto che dalle prime minute le squadre hanno tenuto un ritmo davvero molto elevato. 5-45 al termine della gara, 3-1 in favore dell'Ital Service con Miraglia che gioca il pallone
ma lo fa dopo i 5 secondi, perché poteva tenere il pallone in mano e quindi sarà un calcio di punizione proprio dalle limite per il Caos. Davvero una grande occasione per il Caos, a 5 minuti e 45 secondi per rientrare a tutti gli effetti in partita. 3-1 per l'Ital Service, occasione per il Caos. Subito Ramiro a chiamare i cambi con il rientro di Asensio e di Toni Dandelle al posto di Cesaroni e di Marcelinho. Schina e D'Avelino sul pallone, una grande occasione per il Caos. È una punizione di seconda, quindi vediamo se Schina toccherà il pallone o sarà Avelino a toccarlo per il suo numero 8. Ital Service con tre uomini allungati da Miraglia, dalla barriera, con Toni Dandelle anche. Il tocco per Schina, la giocata, grande chiusura di Asensio, la grande chiusura di Asensio che poi cerca di caricare anche il pubblico del Palladi di Pesaro. Con Kakà ancora a proteggere il pallone, Schina, il tiro che parte alto però dal suo mancino. Poteva sfruttarla meglio qua il Caos questa occasione, magari con un tiro anche invece del passaggio da parte di Schina. Il rientro in campo da parte di Marcelinho, che gioca subito il pallone largo, benissimo per Cesaroni, grande, grande idea. Cesaroni ha provato il tiro al volo, non è riuscito ad impattare al meglio sul pallone. Riparte il Caos, che vuole accelerare il ritmo e i tempi di questa partita, con Kakà che alza, larga a sinistra per Tuli. Il pallone però recuperato dall'Ital Service con Boaventura. Boaventura però Cincischia recupera il pallone, ora il Caos, il rientro proprio dello stesso Boaventura con Tuli. Allora ancora il Caos, la palla per Fitz, Fitz si gira, Fitz, gran gol, il tocco sotto di Fitz, accorcia il Caos. Seconda rete Caos, Pesaro 3 Caos 2. Gran rete da parte di Fitz. Ed è 3-2, accorcia le distanze il Caos quando mancano 5 minuti e 5 secondi al termine della gara. Riapre la partita la rete di Fitz, la sua quinta rete in campionato. Ed ora riparte l'Ital Service con Asensio, il pallone per Boaventura. Boaventura a giocare il pallone per Miraglia, chiama palla lunga Marcelinho, Miraglia per Marcelinho, ma il pallone però che è uscito dal campo. Sarà rimessa laterale per il Caos con Tuli, che allarga per Fitz, il pallone di nuovo per Tuli. Vedremo se in questo finale il Caos andrà con il portiere in movimento, non è questa in primo momento l'intenzione, perché Fitz, grandissima occasione per il 3-3 del Caos che nel giro di 30 secondi ha rischiato di pareggiare la partita. Si salva qui l'Ital Service che riprenderà con il rinvio da fondo da parte di Miraglia, detto in precedenza. Vedremo se il Caos andrà con il portiere in movimento. In questo momento arriva l'errore da parte di Manfroi. Fino a questo momento Alonso rimane delle sue idee con Molitierno tra i pali. Il pubblico delle Palladi di Pesaro prova a scuotere i suoi, che anche in questo caso, dopo aver subito una rete, hanno rischiato di subirne subito un'altra. Il Caos continua ad attaccare, lo fa con Tuli. Tuli va sul fondo, grande fine di rientrare. Tuli, il tiro, la palla che passa, Fitz non trova la deviazione. Altra grande occasione per il Caos, grande numero di Tuli sulla linea di fondo, rientrato per calciare, poi la deviazione che ha spiazzato anche Miraglia. Fitz però è stato anticipato, poi è stato lui l'ultimo a toccare. Attenzione qui Toni Dandelle, la pressione, Toni Dandelle deve mettere il pallone in fallo laterale, continua però ad attaccare il Caos che ora ha aumentato la pressione. 4 minuti 11 secondi al termine di questa partita. Titon, il pallone per Avellino, Avellino a giocarlo e c'è il fallo da parte di Marcelinho e arriva anche il cartellino giallo per Marcelinho, toccato duro da dietro qua a Titon, ammonito Marcelinho al 16° minuto del secondo tempo. Calcio di punizione per il Caos che continua ad attaccare alla ricerca della rete delle 3-3. Vediamo Asensio pronto a bordo campo che riceve le indicazioni da parte di Ramiro, rientra sicuramente sul terreno di gioco il numero 8, autore della rete del momentaneo 3-1.
Parte Avelino che gioca il leprone per Fitz, la botta di Fitz, Miraglia non tiene, la palla che passa con Cesaroni che la gioca per Tornandella che la tiene nel gioco ma di fatto regalandola alle Caos, poi Manfroi che lotta, la palla che resta lì, il rimpallo che favorisce Titon, Titon il tiro, Miraglia la blocca Miraglia, il tiro centrale di Titon, poi Miraglia butta fuori il pallone, non poteva più tenerlo. Non aveva compagno a cui servire il pallone per evitare di nuovo un calcio di punizione dal limite. 3:43 da giocare, la deviazione da parte di Cesaroni, si resta ancora con il possesso Caos con Cesaroni che cerca Fizio, Tornandel, la palla prollungata, poi Manfroi, Marcelinho, di nuovo Manfroi, il rimpallo favorisce Marcelinho che parte in contropiede, Marcelinho, Marcelinho, il tiro, la parata di Molitierno, tiene il pallone, Molitierno il rinvio, Tornandel lascia scorrere per Miraglia. Miraglia il lancio per Cesaroni che la gioca di prima per Manfroi, Manfroi per Cesaroni che la allarga bene per Tornandelle, allora il service può rifiatare il pallone per Marcelinho, di nuovo per Manfroi, Manfroi rientra sul destro, sta centra, potrebbe anche calciare, preferisce allargare per Cesaroni, ancora Cesaroni che torna indietro da Manfroi, ora cala la pressione delle Caos, poi riprenderla quando il pallone arriva su Marcelinho, poi Cesaroni allarga di nuovo il pallone, Tornandelle per Manfroi che sbaglia qui regalando di fatto palla, attenzione Fitz, Fitz tiro, Miraglia grande parata, ammonito Cesaroni, ammonito Cesaroni ed è anche un fallo cumulativo, ammonito Cesaroni al minuto numero 17, quarto fallo in casa Ital Service, 2:47 al termine della gara, 3-2 fuori dell'Ital Service, solamente un fallo commesso dal Caos in questo secondo tempo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Caos, giocata per Fuseli, il tiro, la deviazione con la schiena da parte di Boaventura, Ital Service in campo con Boaventura, Tornandel, Asensio e Marcelinho ed eccolo il portiere in movimento con Avelino che rientra, rientra anche Cesaroni, il pallone per il tiro da parte di Cacà, la parata di Miraglia, Marcelinho prova a centrare la porta ma non ci riesce, lo dicevamo in questo finale, Alonso gioca tutte le carte con Avelino che entra con la maglia delle portiere in movimento, 2:36 si gioca il tutto per tutto il Caos alla ricerca della rete del pareggio, il pallone per Schinina, giocata per Fitz, Ital Service in campo con Cesaroni, Tornandel, Marcelinho e Asensio, Avelino, la palla però persa qui dalle Caos con Avelino che deve subito rientrare per far entrare tra i pali Molitierno, con Cesaroni che è pronta alla rimessa laterale per l'Ital Service, risultato in bilico, Schinina il pallone per Fitz che la gioca di testa, la chiusura di Cesaroni, poi Marcelinho controlla bene il pallone, prova a ripartire Marcelinho che ottiene la rimessa laterale, Ramiro dice suoi di scaricare subito il pallone, Asensio gioca per Tornandel, poi per Cesaroni, il pallone per Marcelinho, di nuovo per Tornandel che allarga per Asensio, per Cesaroni ancora, poi per Miraglia che poteva ricevere il pallone, allora Miraglia lo gioca male per Marcelinho che chiedeva il pallone addosso per poterlo controllare, 1:55 al termine, arriva il timeout, timeout richiesto dalle Caos quando manca, lo ripetiamo, 1:55 al termine della gara, Ital Service in vantaggio per 3-2 contro il Caos, Ital Service che ha trovato la rete dell'1-0 con Marcelinho all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Manfroi al 12esimo sempre del primo tempo, poi la rete del momentaneo 1-2 firmata da Tulli su un errore di Jones che gli ha rinviato il leprone tra i piedi con il rimpallo che è tirato direttamente in rete al secondo del secondo tempo, il 3-1 una perla di Asensio al settimo del secondo tempo e poi la rete di Fitz che ha riaperto nuovamente questa gara, la rete del 2-3 per il Caos al 15esimo del secondo tempo, vediamo Ramiro parlare con i suoi giocatori, sicuramente parlerà delle condizioni di difesa con il Caos che infatti rientra con i 5 giocatori di movimento, con Avelino con la maglia proprio del portiere di movimento, Ital Service che rientra con Cesaroni, Marcelinho, Asensio e Tornandel con Miraglia ormai confermato tra i pali, 1:55, risultato in bilico, Caos alla ricerca del pareggio, Ital Service che vuole mantenere questa vittoria che si sta maturando, il pallone di Schinina per Fitz,
il possesso pallone delle Chaos, che cerca di far passare secondi, ma il tempo scorre con Fitz, la deviazione di Tornandelle, si resta con il pallone Chaos, la rimessa di Kaká, il pallone per Avellino, poi Skinina, 1:41 da giocare, Fitz, il pallone per Skinina, poi Kaká, attenzione alla palla buona, la chiusura di Cesaroni, era riuscito il Chaos a smarcare il numero 10 Fusari. Riparte il Chaos con Avellino, il pallone per Skinina, di nuovo per Fitz, che non ha compagno così vera davanti, allora torna indietro, si va ad Avellino, Kaká, 1:20, scorre il cronometro, il pallone è buono, la palla, il tiro cercato da Fusari, poi Asensio che rilancia il pallone, non trova la porta, recupera il pallone il Chaos, che effettua un cambio, non toglie però le partite di movimento, sostituisce Fusari con Tuli, 1:08, il pallone per Fitz, Skinina prova di nuovo il giro palla il Chaos per cercare il barco nella difesa dell'Ital Service, lo prova con Tuli, la palla per Fitz, palla che passa, non c'è calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare il pallone è stato Fitz, grande chiusura da parte di Tony Dandelle, anche se un arbitro segnala angolo, l'altro arbitro non segnala il calcio d'angolo, qui un leggero problema per Tony Dandelle, colpito duro sotto la pianta delle piede, con Asensio che va a parlare con Ramiro a bordo campo, ne approfitta di questa pausa per lieve problema fisico al capitano di Ital Service Tony Dandelle, quando mancano esattamente 56 secondi al termine della partita, Ital Service in vantaggio per 3-2. Vediamo le cure per Tony Dandelle, rimasto a terra, ha anticipato il tiro di Fitz, poi è stato colpito proprio dal numero 19 in maglia Chaos. Zali Ital Service ha dovuto fare meno di stringare nel corso di questa gara, che ha subito una botta involontaria da Tuli nel corso del primo tempo, poi stringare ha provato a stringere i denti e rientrare nel corso della ripresa, ma ha alzato subito bandiera bianca, subito un colpo alla gamba destra Guillermo Stringari, anche Tornandelle comunque esce dal campo molto dolorante, molto zoppicante, un'occhiata alla panchina, presumo che non ce la farà, vediamo, infatti esce a fatica dal campo Ital Service, che esce acciaccata da questa partita contro il Chaos, esce zoppicando il capitano dell'Ital Service, il gioco riprenderà con il pallone in mano a Miraglia, Miraglia il rinvio per Boaventura che gioca il pallone, lo fa andando da Cesaroni, poi Marcelinho va da Asensio, Asensio cerca il dribbling e lo tiene, Asensio dentro, la deviazione sarà calcio d'angolo, grande secondo tempo giocato da Asensio, la rete delle 3-1 e poi anche qui grande giocata ma anche molto prezioso in fase difensiva, giocatore portato qua da Ramiro che lo conosceva, lo aveva visto giocare in Spagna, nazionalità di entrambi l'allenatore del giocatore, ora qui Asensio l'ha dato troppo, sbaglia il pallone indirizzato a Boaventura, 39 secondi e 4 decimi al termine della gara, rientra con il portiere di movimento Avellino, il Chaos una delle ultime azioni della gara con Fitz che gioca per Skinina, il pallone per Avellino, poi Kaká non trova il varco, di nuovo per Avellino, allora per Kaká, più largo se ti torna, preferisce andare da Avellino, il pallone dentro, ancora per Kaká, viene rigiocato fuori, 19 secondi al termine della gara con Kaká, il pallone per Avellino, ultima occasione, la palla che viene messa fuori, Asensio, il tiro di Asensio che non trova la porta, 10 secondi al termine della gara, il Tassaris che prova a salire con gli uomini per cercare di non far ripartire il Chaos, la chiusura da parte di Asensio, Marcelinho, Marcelinho la porta semi vuota, non trova Asensio, poi Cesaroni rinvia il pallone, trova la rimessa, manca un secondo e 6 decimi, il Tassaris esulta come se fosse finita perché la rimessa è per gli uomini di Ramiro Diaz. Rimessa tra le perle Ital Service, Ramiro Fazzini i suoi di giocare il pallone, lo gioca Marcelinho e la partita che termina qui, Ital Service fa 2-2 in casa, la vittoria questa volta qui sofferta ma contro un rivale di tutt'altro blasone, arriva la vittoria per 3-2 contro il Chaos, una delle grandi favorite per la vittoria finale,
ma anche l'Ital Service quest'oggi con questa grande prova giocata con grande fisicità si iscrive alle tavole delle grandi. Vediamo anche la soddisfazione di tutti i giocatori con Ramiro che va a stringere la mano all'allenatore avversario. Ricapitoliamo, l'Ital Service che ha trovato il vantaggio con Marcelinho all'ottavo minuto di gioco, il raddoppio di Manfroi al dodicesimo sempre del primo tempo ha accorciato le distanze. Tuli per il caos al secondo minuto della ripresa, il 3-1, una perla di Asensio al settimo del secondo tempo, poi la rete a 5 minuti dalla fine da parte di Fitz che ha un po' riacceso le speranze delle caos, ma la difesa dell'Ital Service, nonostante le mosse di Alonso e anche il portiere in movimento, la difesa dell'Ital Service ha retto e l'Ital Service che sale a quota 6 punti, sale a quota 2-2 e due vittorie casalinghe. L'Ital Service che ha una partita da recuperare nel calendario, la trasferta di Latina che non ha giocato sabato, in programma per martedì 24 ottobre. L'Ital Service che ora sarà di scena in trasferta sul campo difficile dell'Acqua e Sapone. L'Ital Service ora avrà una settimana per allenarsi, per riposare in attesa anche dei rientranti, potrebbe rientrare Tres, potrebbe anche rientrare Pisigno, ancora mai visto in campo lui per un problema di transfer. È davvero tutto per questa telecronaca da Andrea Sabatini, io vi ringrazio per essere stati con noi, buona serata.